Sanremo. E mi avvicino a una delle grandi protagoniste di questo Sanremo 2023, Elodie, ciao! Buongiorno, come stai? Molto bene, sono contenta di essere qui con te, sono contenta che tu sia ritornata a Radio Bruno e soprattutto del fatto che eri veramente piena di entusiasmo nell'esibirti. Sì, proprio felice, cioè, e poi alla fine bisognerebbe avere lo spirito giusto, guardarli un attimo da lontano. Avevo molta ansia il giorno prima, poi ho pensato, vabbè, ma io sto qui a divertirmi, a cantare, riesco a fare il lavoro che vorrei, cioè che ho sempre desiderato, vorrei, lo faccio, vabbè. E quindi alla fine ci vuole un po', che cavolo, no? Allora, tu sei straordinario sul palco, però posso dire che ieri c'era ancora più carica, più grinta. Grazie. Proprio nel modo anche di esibirti, di cantare, veramente un crescendo. Grazie, sei gentilissima. Ho provato, perché poi cerco sempre di superare anche le limitazioni che ci diamo da soli, quindi ho detto vabbè, fallo come se avessi 15 anni. Comunque da ragazzine secondo me siamo anche più forti, quindi mi sono detta senza troppi giudizi. Non lo so, poi avevo il vestito che mi aiutava, pensavo di essere un corvo e quindi l'ho cantata da corvo. Senti, a proposito del vestito, ci sono ragazzi, ci siamo dalla regia, ci sono dei meme, sì, che volevo commentare con te. Fiorella ha detto che ho copiato il suo look, non è assolutamente vero. Cioè, eccolo, ecco, qua. Non è assolutamente vero, cioè sì, c'è questa parte che probabilmente è stata di ispirazione, però l'abbiamo portata a un 2.0, cioè capito, un altro step, 2.0 Fiorello. Poi ce n'è però un altro? Ispirazione... Ecco, sì, qua. Ho visto anche, abbiamo un Giacomo, questo, tra l'altro probabilmente sono nata nello stesso periodo in cui loro facevano questi sketch, tipo fino a, saranno metà 90, quindi potrebbe essere che nel mio DNA ormai si potrebbe. No, sei straordinario, comunque io volevo dire una cosa, come li indossi tu questi abiti stupendi, non li indossa nessuno, non c'è niente da fare. Grazie. Parliamo della serata dei duetti, allora sì. Con Big Mama, American Woman... Sì, è un pezzo a cui sono molto legata, è un pezzo con delle tematiche anche importanti. Mi sembrava veramente una grandissima occasione di condividere un pezzo così d'impatto con una ragazza, una donna, una giovane donna che ha questa visione, è una donna alfa. Okay, non mi viene, scusate, ho dormito poco, non riesco, il cervello si è ingrippato. E Big Mama ha proprio questo, avendo solo 20 anni ha già grandissima personalità, grinta da vendere, sul palco ci saranno anche altre 4 donne che canteranno con noi, e è un pezzo tutto al femminile, secondo me spettiniamo un po', quelli, almeno prima e seconda fila. Sicuramente, però anche tu sei una donna energica, hai rilasciato una dichiarazione forte, titoloni, no? Ma più sì. Libertà nelle donne, più power, fare quello che vogliamo fare senza sì. Nessun problema da parte di nessuno, che se ne frega cosa ci dicono, andiamo, facciamo. Ah, sì, no, ma vabbè, sicuramente non è mai stato un mio problema il giudizio, anzi più... Per assurdo diventa sempre un punto, non spunto. Cioè se tu mi critichi da un punto, mi critichi, io probabilmente faccio la cosa dove mi hai criticato 10 volte di più. A quel punto poi diventa un punto di forza. Quindi le critiche, se le leggiamo dal punto di vista giusto, sono degli ottimi consigli. È vero, a proposito di critiche ne hai già parlato, quella famosa, no, di Annox che è in gara. Tu però hai detto, alla fine ha detto quello che sono io adesso. Riguardandolo ora, la discussione, io ovviamente ero dentro amici, un po' confusa. In realtà lei mi diceva di raccontare il dolore con leggerezza, cioè, ero scossa, ero più piccola, non avevo capito bene che cosa mi stesse dicendo. In realtà probabilmente era molto più simile a quello che faccio ora. Quindi in realtà mi aveva dato un consiglio prezioso, sì. A proposito di quello che fai ora, sei attrice? Uscirà, Hanno fatto uno. Vabbè, io non ho mai fatto una prova almeno... ad attrice, tu sei stata bravissima. Grazie, mi sono divertita tanto. Cioè, è stato sicuramente liberatorio, terapeutico. Poi raccontare una storia di una donna. Io sono innamorata delle donne, quindi quando posso raccontarle, perché sono donna, so che significa, e quindi empatizzo con molta più facilità. Cerco di farlo con grandissimo rispetto, è stata un'occasione importante per me, quindi veramente spero di rifarlo.
lo speriamo anche noi, arricchente. A proposito invece del prossimo step, esce l'album. Sì, esce l'album fra qualche giorno, il 10 febbraio. Ok Respira è l'album a cui sono più legata, perché credo sia quello più a focus, quello dove sono uscita per la prima volta a lavorarci, a parlare con gli autori, con il producer, quindi a cercare di dare una visione di tutto quello che sono stati gli ascolti della mia vita e quello che poi sto cercando di fare, quello che ha fatto per me il pop. Io amo la Casta in Quattro, ma perché mi fa sentire forte, protetta. Cioè, quando sento qualcosa che mi prende allo stomaco, che mi fa ballare o mi fa sentire figa, in realtà mi fa credere in quel momento che tutto è possibile. Quindi in realtà spero che con questo disco riesca a fare questa cosa. Quindi in questo nuovo album tu hai dato un po' delle linee guida, o comunque lo staff ti conosce talmente tanto che sa ormai il tuo percorso. Saranno tutte canzoni che avranno un filo conduttore oppure tanti ambienti? Diciamo che più della metà un filo conduttore. Poi sono ritornata alle ballad, chiudendo il disco con due ballad che avevo un po' abbandonato dopo Amici. In realtà ho fatto pace anche con quel percorso, quindi ho unito quello che sono oggi con quello che ero ieri, e quindi in realtà è un fil rouge tra negli ultimi due pezzi che chiudono così. In un bacio nel finale. Sì, un coccola. Il commento più bello, quello che ti aspettavi dopo la prima esibizione? No, mi ha chiamato Ornella Vanoni subito, ho preso il telefono, c'era la chiamata di Ornella, ho detto vabbè la richiamo. Ornella, mi ha detto sei stata bravissima, ho detto grazie Ornella, quindi un complimento che, insomma, importante. Sì. Ti saranno tremate le gambe. Ero felicissima, molto molto. Parliamo invece di questa, non è il tuo primo Sanremo, lo sappiamo, quasi ogni due anni partecipi, però c'è un filo... esagerata, mi sembra che sto sempre qua, che c'ho la brandina, è il terzo che faccio. Noi abbiamo la brandina, lo sai. Ma è un altro ruolo, io ne ho fatti tre, uno all'inizio, però, quando fa... Però due saranno protagonisti di una serie su Amazon Prime, cioè di una docu-serie tua, saranno ripresi quello passato... Lo scorso sì, no, diciamo non è stato ripreso. Parto da Sanremo 2021 per raccontare un po' come si costruiscono i brani, un po' la vita, in realtà da un punto di vista molto più normale, cioè non è autocelebrativa come serie, anzi è proprio tutto il contrario, quindi si vedono tutte le difficoltà per arrivare a cantare un pezzo a Sanremo, magari ieri sembrava wow, tutta scoppiettante, ma in realtà dietro ci sono tante insicurezze, quindi mi piaceva l'idea di raccontare che comunque per arrivare a qualsiasi risultato non dobbiamo fermarci al primo ostacolo. Magari ti senti che non sei all'altezza di una cosa, come già il discorso che avevo fatto a Sanremo. Anche per due, il pezzo io appena l'ho cantato non l'ho cantato bene, cioè ho messo tanto, ho dovuto lavorare, studiare, in realtà, quindi si racconta più un percorso per arrivare a Sanremo. Quindi insomma tanto lavoro necessario, lavoro, insomma, preparazione, che questa forse è una parola che spesso dimentichiamo, sì. E tu ne hai avuta tanta. Allora, hai realizzato tantissimi sogni, immagino, che cosa vuoi ancora di più? Che cosa ti manca? No. Una collaborazione? Non lo so, cioè in realtà spero di poter fare questo lavoro per tantissimo tempo e ogni volta di cogliere la cosa giusta al momento giusto. Non sto male nel futuro, perché mi fa venire l'ansia. Quindi ci viviamo. Sì, passetto passetto, poi vedremo che succede. Ci viviamo il presente, quindi in questo presente ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie mille. Grazie. Elodie. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.